La vittoria sofferta ma anche della più bella. Sì, ma meritavamo il secondo tempo, quindi insomma, è stato sicuramente la nostra parte, però sai, quando si è uscito col 90esimo è un gusto ancora maggiore. Abbiamo avuto qualità, abbiamo sbagliato 4 gol, penso che sia un vittoria meritata. Tutto primo tempo, poi il termine. Gianni ha fatto un Eurogol, poi c'è stato Paolo che ha fatto un altro Eurogol. Una partita che due squadre che giocavano a calcio, che si volevano superare l'una con l'altra, è andata meglio a noi perché abbiamo avuto più qualità, abbiamo dato intensità alle azioni. Penso che il vantaggio che poi abbiamo, siamo andati in svantaggio, ma ci siamo stati bravi anche a recuperare la partita. Si gioca contro la San Benedettese, si decide il destino, il futuro del Terni. Assolutamente, non ci abbiamo né destino né futuro. Noi andiamo avanti domenica dopo domenica cercando sempre di, con questa intensità, con questa voglia di fare il massimo dei punti. La vittoria è probabilmente meritata, da Pesaro però recriminano per il rigore del 2-2, a loro avviso l'intervento era sul pallone. Adesso con il del poi si può ragionare. Di arrivare dentro l'area, poi se l'arbitro ha deciso così e ha visto in questo modo, non possiamo solamente sottare dal rigore che ci ha dato. Come hai visto la rispesa? Bene, è una squadra giovane, una squadra che magari forse sotto i colpi nostri ha lasciato qualche spazio, pur essendo la migliore difesa del torneo. Però abbiamo fatto bene, abbiamo giocato a calcio, abbiamo cercato di fare le nostre trame già preordinate e sicuramente ci è andata bene. Mister Peppe Maggi, è iniziata male ed è finita peggio. Sì, però nel mezzo abbiamo messo tanta roba. Tanta roba e l'equilibrio è stato spezzato da un rigore netto, clamoroso. Secondo me c'era anche l'espulsione del difensore. Faccio come Antonio Conte, no? Perché squadre costruite come quelle del Termoli, poi l'arbitro viene un arbitro senza personalità, cade a bocca dei tranelli, si fa lasciare condizionare. Abbiamo perso una partita, devo dire la verità, abbiamo perso una partita per colpa di un arbitro, ecco, tutto lì. Non posso dire niente ai miei ragazzi, abbiamo giocato a Davis Pesaro, abbiamo sofferto perché era giusto soffrire contro una squadra come il Termoli, che comunque è una squadra che ci ha fatto 2 gol in casa, 3 gol qui, è una squadra che merita rispetto, però lo meritiamo anche noi, non perché siamo giovani, non abbiamo molta esperienza, meritiamo di subire questa cosa. Non è la prima volta che capita, però oggi sinceramente ha inciso nettamente sul risultato. Secondo te è stato proprio l'episodio del rigore a rilanciare il Termoli e a deprimervi oltremodo? Assolutamente sì, non ero in grado di fare un tiro in porta, buttavano solo palloni su a favore di vento, gli avevamo chiuso tutti gli spazi, era nettamente in difficoltà. Il rigore gli ha riacceso gli animi, gli ha dato speranza e a quel punto con il vento a favore hanno creato delle situazioni che potevano far gol anche prima del 92esimo, sinceramente. Però la partita, l'aspetto psicologico era un po' compromesso, ecco. Abbiamo sofferto, ci siamo abbassati troppo, e alla fine hanno fatto il gol della vittoria. Niente, ce ne andiamo a casa con la consapevolezza di aver fatto paura al Termoli. Ce la possiamo giocare con loro, ma con chiunque. Ripeto, se viene un arbitro come Dio comanda, non abbiamo paura di nessuno. Onestamente non c'è qualche colpa sul 3-2, vero il vento, vero che però la Vis è fatta trovare scoperta al 92esimo. No, ma assolutamente, però ritorno a dire, è vero che le partite sono fatte di episodi. Noi siamo andati sotto Termoli con un Eurogol da 25 metri, abbiamo pareggiato con un Eurogol da 25 metri. Al primo tempo abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate, però abbiamo avuto la fortuna, ma soprattutto la bravura, di non subire il secondo gol, di pareggiare la partita, di andare in vantaggio giocando. E a noi non ci regala mai niente nessuno per sbloccare certe situazioni. Qualcosa sbagliamo, ma è normale, come sbagliamo noi. È assurdo il rigore che ha dato oggi, signori, stiamo parlando veramente dell'assurdo. Che cosa ha detto? No, non ci parlo, possono sbagliare loro, possiamo sbagliare noi, però qui c'è stato un errore di poca lucidità da parte di un arbitro.
vedeva l'ora di stare le sorti, e scommetto che alla fine, quando hanno fatto il 3-2, l'arbitro non era poi tanto contento, l'avrebbe finito su due pari, perché l'atteggiamento dell'arbitro era fondamentalmente quello. Anche perché il 3-2 è partita l'azione, Bartolini ha fermato la palla con la mano in mezzo al campo, ha lasciato sorvolare, sono episodi che incidono. Poi puoi sbagliare un passaggio, puoi sbagliare un gol, puoi lasciare uno spazio al 92esimo che ti fanno gol, però poi è dura giocare contro una squadra come il Termoli, contro situazioni che non ti girano male, ecco. Hai deciso di rischiare dal primo minuto sia Umiccioli che Giovanni Dominici, come li hai visti? Ma li ho visti bene. Primo tempo, i primi 20 minuti abbiamo sofferto, loro sono partiti subito forte, noi abbiamo fatto fatica, abbiamo perso metri, però piano piano siamo venuti fuori e sinceramente la seconda metà del primo tempo, il primo quarto d'ora del secondo tempo abbiamo tenuto bene il campo, le distanze giuste, siamo stati alti. Poi secondo me l'episodio del rigore ha fatto crollare un pochino i nervi, la tensione, è cascato il mondo addosso. Dobbiamo essere bravi e andare anche oltre queste cose, però non posso sempre rimproverare i ragazzi di non sbagliare mai. E io sono molto contento di quello che hanno fatto, perché anche nei momenti di difficoltà hanno stretto, hanno sofferto e sinceramente non posso dire altro. Ecco, di fronte avevamo il Termoli, non avevamo l'ultima della classe, una squadra che ci fa due gol a Pesaro, tre gol qua, qualcosa di importante avrà, ecco. Adesso ripartire e mettersi alle spalle questa trasferta. Sì, no, però far tesoro anche di queste partite, far tesoro, ci servono per crescere, per continuare il nostro percorso. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo essere più forti anche di queste situazioni qui, e poi le accettiamo, non ci cambia la vita, però dispiace perché comunque si lavora, si fanno i sacrifici e lasciarsi condizionare dall'ambiente esterno per fischiare un rigore inesistente mi sembra assurdo, ecco. Dispiace per i ragazzi, tutto lì. Cremona, sconfitta arrivata al 92esimo che brucia, sconfitta che ci può anche stare per gli ultimi minuti di gioco, sconfitta che però è stata indirizzata secondo mister Peppe Maggi, anche a nostro avviso, da un rigore inesistente. Sei d'accordo? L'ha inventata, per me non c'era, ero a 60 metri e Ale Boinega ha preso la palla piena, però sono sempre gli episodi che noi ci fanno male. Per me è proprio come l'ha impostata l'arbitro, sbagliata, però beh. Che cos'è che non ti è piaciuto al di là del rigore? L'atteggiamento che ha avuto con noi, però quello ormai è risaputo, con noi hanno questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo combattere contro tutti, c'è poco da fare, anche contro di loro. Secondo te incide il fatto che siete giovani? Non lo so, però noi dovevamo essere... Anche noi abbiamo le nostre colpe, perché dovevamo essere più cattivi e forse l'arbitro non riusciva a metterla su una pista diversa la partita. Siete partiti così, poi dopo eravate riusciti a riprenderla con il gran gol di Lolo Paoli. Il tuo undicesimo gol stagionale, sarà messa bene, poi avevamo anche due o tre contropiedi da riuscire a far gol, non ce l'abbiamo fatta e nel calcio ci può anche stare, perché ci può anche stare, però sai, così ti brucia un po'. Da dove ripartire? Da come abbiamo improntato a Civitanova la partita, da come l'abbiamo improntata con San Cesare. Già ritorna subito a lavorare, pensare subito a domenica, questa è andata, come abbiamo fatto passare quelle che abbiamo vinto, dobbiamo far passare quelle che abbiamo perso e niente, ripartire subito a lavorare al massimo come abbiamo sempre fatto. Alessandro Boinega, protagonista sfortunato suo malgrado dell'episodio del rigore, descrivilo. L'attaccante è partito, ha preso palla a centrocampo, ha iniziato a puntare la difesa, lui sposta la palla dentro l'area e gliela tocco, gliela porto via, dopo un paio di secondi cade senza motivo in centrocampo, ho fischiato fallo, io non ho neanche la forza di protestare, visto che non ho idea di aver fatto fallo, avevo portato via la palla. Non so, pensavo che avesse fatto fare un mio compagno, invece ha fischiato il rigore su di me, una cosa inesistente. Ho detto il loro presidente, diceva che dovevano vincere il campionato, mi sa che con questi episodi ci credono, con forza ci credono. Secondo te ha inciso sull'andamento di gara? Ha inciso, sì, loro nel secondo tempo non erano partiti fuori come il primo, erano riusciti a trovare il 2-1, avevano ribaltato il risultato, e te
tenevamo il campo bene, partita senza grosse occasioni fino al momento del rigore che ci ha dato un po' una sbandata, che ci ha costato la vittoria all'ultimo minuto, anche se lì forse c'è anche demerito nostro, potevamo fare qualcosina di meglio dato che era l'ultimo minuto di recupero.